Eccoci dalla passeggiata in piazza, vi chiedo di fare un attimino di silenzio e vogliamo salutare Armando Punzo con questo flash mob che i ragazzi hanno preparato e dura 5 minuti, quindi quando volete potete iniziare. Vi chiederei, faranno senza base musicale e senza microfoni, quindi vi chiederei di mantenere il volume della voce a zero. Grazie mille, un applauso ai ragazzi dell'Istituto Fermi. Ringraziamo questi ragazzi che sono stati bravissimi e diciamo che è stato un benvenuto. Armando non è potuto venire in piazza perché doveva sistemare il computer, le cose eccetera, ma così ha avuto un assaggio, diciamo, è stato un omaggio a lui che ringraziamo veramente di cuore. È la seconda volta che Armando viene a Frascati a veramente ad onorare della poesia. È un grande artista, molto polivalente, si occupa, ma soprattutto diciamo lavora dentro il teatro, da regista, da attore, da drammaturgo, ma lavora in un teatro particolare. Io lascio a lui la spiegazione di quello che fa. Lo ringrazio infinitamente, fa parte ormai della nostra forza della poesia e spero che sia con noi ogni volta che potrà. È veramente un regalo grande che ci ha fatto. L'altra volta, quando è venuto, non aveva voce Armando, non so se ve lo ricordate, ma i ragazzi cambiano. Non aveva voce, era afono e parlava attraverso la voce della sua, di Rossella, e attraverso le immagini. Non c'era bisogno neanche della sua voce però, perché ci ha lasciato un'emozione enorme. Figuriamoci oggi che invece la voce ce l'ha, eh? Grazie, di cuore. Allora, grazie, buongiorno a tutti, sono molto contenta di tornare su questo palco e di poter ringraziare di nuovo la forza della poesia che appunto per la seconda volta ha invitato Armando. Io per la seconda volta ho il piacere di introdurlo, di provare a passare insieme un'ora in cui non ci ripetiamo cose che avete già sentito dire, in cui non vi raccontiamo cose che già sapete, cerchiamo di dirci delle cose nuove che possiate portarvi a casa. Allora, Armando, vi dico veramente solo due parole per raccontarvi brevemente chi è questo signore seduto accanto a me, che cosa ha fatto e perché oggi viene qui a parlarvi di Shakespeare. Allora, Armando Punzo ha cominciato quasi 30 anni fa a lavorare nel carcere di Volterra, un carcere che appunto 30 anni fa era uno dei carceri di massima sicurezza italiani. All'interno di quel luogo lui, da regista e attore, quindi da artista, è entrato perché ha pensato, ha avuto questa intuizione magica, ha pensato che dentro quello spazio, in quel luogo, dove c'erano delle persone che avevano tanto tempo a disposizione e che non avevano tutte le incrostazioni della vita quotidiana, dell'arte quotidiana, degli attori, dei registi, di tutta, no? Ha pensato di poter lavorare con loro e di poter portare avanti una ricerca. Una ricerca che in maniera proprio molto semplice noi potremmo definire una ricerca della libertà, che non è la libertà perché siamo dentro un carcere, quindi come facciamo a farli evadere, a farli scappare tutti e facciamo questa fuga collettiva da un luogo di detenzione, ma una libertà metaforica molto più grande, una libertà che riguarda proprio il nostro personale sentirci in qualche modo oppressi da qualcosa. Però io non vi voglio rubare tempo, non voglio aggiungere molte parole perché gli farò delle domande e poi sarà lui con la sua voce a dirci delle cose. Intanto però voglio passargli la parola perché si introduca personalmente a voi, e una sola cosa voglio dire: noi facciamo molto spesso incontri con i ragazzi, tanto, anche ieri mattina siamo stati in una classe, erano circa 20 ragazzi, ogni mattina andiamo nelle classi, nelle scuole, facciamo incontri eccetera. Ecco, prendete questa mattinata
come un'occasione, davvero. Ci sarò sempre, molto bene, sono, mi sento... Allora, Shakespeare, giusto? Però io ho bisogno degli occhi di questi ragazzi, anche perché io sono venuto qui per voi, non per i vostri insegnanti, che in qualche modo poi forse hanno anche visto il mio lavoro. Perché dico ho bisogno di voi? Nel senso che buttare un'ora per dire semplicemente raccontarvi la mia storia, non so quanto sia utile, possa essere interessante. Cioè non so se poi veramente vi possa interessare che io ho fatto diversi Shakespeare, sono un regista, lavoro sì in un carcere, questa potrebbe essere una cosa un po' curiosa, però poi fondamentalmente credo che anche questo non sia così importante. Proviamo un attimo a ragionare insieme su questa questione di Shakespeare. Shakespeare è un autore, lo state studiando, giusto? Rispondetemi, non abbiate paura, siete giovani, vi potreste mangiare, eh? No, non sapete nulla di Shakespeare? Sì, qualcosa sì. Alcuni in studio, comunque qui sarà un'occasione anche per sentire parlare. Allora, Shakespeare è uno che scriveva delle opere per il teatro, io semplifico enormemente, ma la questione è, la cosa che mi interessa e che mi incuriosisce è se voi riuscite a collegare, e non credo che sia assolutamente automatico questo fatto, proprio non ci credo proprio che sia automatico, il fatto che ci sia uno spettacolo teatrale, tutto il perché, come viene fatto, cosa c'entra questo con la vostra vita? Adesso, quanti anni avete voi? Intorno ai 16, come mio figlio, il mio secondo figlio. Per me la questione, l'età ha scatenato delle discussioni. No, io mi sto infilando in una cosa che è un po' più complicata, è semplice, perché se no io metto un video, vi faccio vedere il mio filmato, poi vi racconto come ho lavorato e finisce lì. Io volevo chiedervi una cosa, di provare a pensare a qualcosa che veramente voi non amate di voi stessi. Sto guardando te dall'inizio. Prova a pensare, mentre mastichi la gomma, prova a pensare qualcosa che veramente... Pensate, lasciatela stare, non vi preoccupate. Provate a pensare a qualcosa che veramente voi non amate di voi stessi, o vi amate, cioè o pensate che siete straordinari, non avete nulla che vi difetta. Va tutto bene? Siete straordinari, accettate tutto? Come? Sì? Ah, bravo, dice ho sempre qualche faccia tosta. Va tutto bene? Cioè tu di te va tutto bene, non c'hai un qualcosa che non ti torna di te, va bene. E degli altri e del mondo fuori? Va tutto bene. Ah, ecco, qualcosa c'è che non va. Qualcosa che non... giusto? Ah, per te va bene, mi fa piacere, ma davvero non sto scherzando. Anche se tu volevi scherzare un po', non sto scherzando. Va benissimo che tu dici, per me io mi vado bene, però fuori c'è qualcosa degli altri, in questo mondo c'è qualcosa che non ti torna, che non ti piace. Adesso, io non voglio entrare negli argomenti, voglio soltanto farvi capire una cosa però. Ci sono quindi delle cose di voi stessi o siete tutti d'accordo con lui? Va tutto bene in voi? Eh? Avete dei pensieri su di voi? Vabbè, essere un po' più vero, sennò poi giochiamo e il giocare non serve a nulla, così. E del mondo e degli altri c'è qualcosa che non vi torna, non vi piace? Eh?